Questo è un gruppo dove si condividono tecniche che non sono convenzionali, tecniche datate, quelle che sono chirurgie abbastanza datate, che sono tecniche con impianti dentali non bifasici ma monofasici, ovvero impianti dentali messi a monoblocco sopra, gli impianti vengono incollati poi i denti. Invece gli impianti classici, quelli che sono ai quali invece siete abituati, che siete abituati a vedere, sono degli impianti che sono bifasici, si dice, ovvero che hanno una vite dentro all'osso e poi un pezzo che si avvita sopra. Li avete mai visti gli impianti come sono fatti? Sono praticamente delle viti, così, cilindriche, all'interno hanno un foro, fuori qua c'ha le spire, l'impianto, e questo si avvita dentro l'osso. Poi fuori dall'osso cosa c'è? Quello che si chiama il moncone o il pilastro sul quale poi si attaccano i denti. Questo entra dentro, c'è anzi a dire il vero qua un foro e questo foro all'interno c'ha una vitina che serve per unire questa parte a questa. Questi sono i bifasici perché sono fatti di due componenti, due fasi. Gli altri invece sono degli impianti monofasici, sono delle viti. Con la filettatura come quelli, e tutto il titanio esce fuori dalla gengiva e sopra poi si incolla al dente. Ok, questa è la prima differenza che c'è tra gli impianti dentali. Poi ci sono impianti dentali che si mettono dentro all'osso e altri che si avvitano fuori dall'osso, tipo le placche. Ok, questi sono i due calderoni che ci sono di impianti dentali. Questi sono tra i primi che erano stati fatti. Vengono ancora utilizzati. Abbastanza discutibili perché sono superati da questa tipologia di impianti dentali che non prevedono la colla, cioè non c'è il cemento tra i denti, i denti vengono avvitati. Infatti lì vedrete che quella struttura c'ha i fori passanti e serve per essere avvitata a ferro di cavallo così sopra gli impianti. Qual è il vantaggio di usare questi piuttosto che questi? Oggi farò vedere delle fotografie che non sono piacevolissime da vedere, però ci aiutano molto a capire proprio la logica. Se io vado a fare un'arcata, come può essere questa, per esempio. Ok. Capite tutti qua cosa c'è? Ma secondo me aveva bevuto il dottore. Qualcuno diciamo bene un po'. Qua c'hai tutto in questa radiografia. Perché c'hai da questo lato Ogni tipo di impianto impianto. pterigoideo, cioè che va nella fossa pterigoidea. Qua c'hai impianti inclinati col titanio che è stato piegato per farci poi entrare i denti. Ok. Poi c'hai da questo lato i primi impianti dentali, questi proprio se leggi la storia dell'implantologia ci sono questi, a lama di coltello, sono lama, delle lame che si inseriscono all'interno dell'osso, quelli sono i primi impianti, e poi sopra si incollano i denti, anche qua vedi che il costrutto è come vi ho detto prima, no? C'è la cappetta che si incolla sopra, hanno messo praticamente tante lame qui, una, due, tre. Una, due, tre, quattro addirittura qua e sopra ci hanno incollato il dente. Da questo lato cosa invece, cosa c'è? Uno short implant, un impianto corto, però anche questi sono tutti incollati. Sotto c'è un impianto bifasico, questo è bifasico, vedi? Questo è un impianto moderno, questo qui sarebbe. Okay, vedi che c'è la vitina che sta dentro, fuori c'è il pilastro e sopra il pilastro si incollano i denti. Qua davanti hanno messo sempre degli impianti monofasici, monoblocco, e qua hanno lasciato due denti. Okay, a quel punto togli e fai tutto. Poi c'è un impianto qua con un cappello più largo della testa. Vedi anche qua lo spazio che c'è, questo nero. Cosa si incastra lì sotto? E poi quando baci tuo marito. Ma la litosi ti prende. E anche qua vedi che il cappello qua è più largo della testa. Qui si incastra roba, qua si incastra roba. E questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui sono andati in disuso, perché
va bene finché un dente, ma quando ne devi fare tanti poi, vedi che gli assi di inclinazione sono tutti divergenti degli impianti. Ok, questi sono gli impianti che aveva inventato Tramonte, un dentista italiano che è stata la storia della implantologia italiana. Si sono usati tanti anni con gli impianti, si sono veramente tanti tanti anni, Parlando dagli anni 80, 70. Ok, tieni conto, 70, l'implantologia nasce a fine degli anni 70 più o meno. Quello che succede è che quando vedi poi metti gli impianti nell'osso, queste viti monoblocco sono tutte divergenti. Il problema qui ce l'ha poi il laboratorio, come faccio a far entrare i denti se sono tutti così? Ragionate, siete voi dentisti, come fareste? bisogna fare i buchi uno diverso dall'altro. Vedi che qua già si è portata avanti col lavoro, li ha limati. Ha cercato di limarli e fare dei tronchi di cono sui quali poi inserire la protesi. Appena, le domande tutte dopo, così secondo discorso, così non fa troppi tagli nel video, se no poi impazzisce Eugene. Quando va a mettere gli impianti nell'osso, li solidarizza con una barra che viene elettrosaldata. È proprio alta carpenteria, non è niente di sofisticato. Vi faccio vedere un'altra barra elettrosaldata. Vedi, è una barra in titanio, si poggia su quegli impianti monoblocco limati, c'è una pinza che si pinza la barra con quei pilastretti e va poi con una corrente a fondere le due parti. E quello che ti viene è che gli impianti vengono tutti tra loro uniti. Andiamo più giù, vediamo se ci sono proprio foto di questa barra elettrosaldata. Qua, eccola qua. Vedi com'è? Non è che non va bene, c'è chi lo fa. Sono tantissimi studi nel mondo che curano così. C'è C'è un fabbro non molto bravo. il rischio che fa scintille anche no, quando la saldi fa davvero scintille, non scherzo. Però il problema qual è? Che quando tu vai a incollare i denti sopra, il primo problema che nasce è che, me lo sposto un po' più in qua, se questa è l'arcata dei denti che io devo mettere e i denti saranno tutti qua, non è detto che gli impianti cadranno tutti all'interno di questo ferro di cavallo. Ok, io potrei avere magari degli impianti, alcuni che mi escono qua, altri qui e uno qua, uno qui e uno qua. Per questo, allora cosa avevano inventato? Delle protesi che erano avvitate, di modo che ci fosse una struttura che colmava il gap tra dove usciva l'impianto e dove invece dovevano essere i denti. E quella, se voi togliete i denti praticamente dal modellino che avete, toglieteli tutti, lasciate solo quella barra gialla. Quella è la soluzione che è stata trovata poi 20 anni fa. Forte, forte, si staccano. Non si staccano. Quando sono belli, Avevo paura. sono a frizione, Ok, sono. Quella barra è stata inventata poi da Malo, il famoso dentista, quello che aveva inventato Holon 4 e Holon 6, okay? Ovvero tutti i denti su quattro impianti o su sei impianti. Allora aveva detto: come faccio io a superare il problema di questi impianti che sono tutti in zone diverse della gengiva e devo fare un ferro di cavallo però che non sia storto, che non sia condizionato da dove devo separare i problemi. Ciò che è dente, lo vado a posizionare correttamente dove deve essere nel sorriso e anche in base alla masticazione lo metto in asse. Gli impianti non devo metterli pensando a dove andranno i denti, gli impianti li metto dove c'è l'osso, se no li perdo gli impianti. Però per unire i denti e gli impianti devo inventarmi uno snodo, ok? Uno snodo, ed è stato poi quello che si è chiamato il multi-unit abutment. Multi-unit abutment è stato, eccolo qua, praticamente questo snodo con diversi gradi che si avvita dentro agli impianti dentali, vedi bene qua come l'impianto può essere storto, però poi sopra ho uno snodo che mi colma il gap di inclinazione. Ok, ci sono di diverse inclinazioni. La protesi, quindi, a un certo punto, 20 anni fa, è stata inventata
questa tecnica da Malo, che è diventato famoso ed è diventato famoso fondamentalmente per aver suddiviso quello che era il problema dei denti dal problema degli impianti. Se io vado invece qua a mettere una protesi incollata sopra, dovrò per forza essere legato a dove ci sono gli impianti. Quindi non è che una cosa va male, non si usa, una è vietata e l'altra è permessa, è che alcune tecniche ti risolvono certi problemi che altre tecniche, le prime che erano uscite a livello storico, invece ti creavano. È una tecnica più questa, vedete, analogica, perché oggi noi queste barre le facciamo tutte col digitale, quella gialla noi la possiamo fare in titanio e la possiamo al momento dell'intervento, il giorno dopo, due giorni dopo, avvitare sopra gli impianti. È semplificata come barra, infatti quando voi mettete i provvisori avvitati, tanto non li mettiamo su tutti gli impianti, se sotto abbiamo, se dietro abbiamo ricostruito l'osso, quelli li teniamo sommersi, quegli impianti, e ci attacchiamo solo su quelli davanti, li uniamo con una barra fatta col computer e stampata dalla stampante per metalli, e quella si avvita senza colle sopra gli impianti, e sopra quelli poi ci sono i denti in PMMA, resina, che dopo 6 mesi, un anno si buttano. Quella ci aiuta tantissimo, perché poi dopo ci sposteremo in laboratorio, vi farò vedere casi che non sono ideali come questi, perché in questo i fori escono tutti al centro della struttura, ma ci sono casi in cui i fori sono da altre parti, allora in quel caso hai bisogno di una struttura che va poi a acchiappare i denti. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere qua altre tecniche come appare a livello chirurgico. Questo è una, vedete come venivano, è un titanio più morbido, viene piegato e si cerca poi di creare un asse parallelo tra i vari impianti, poi si vanno a limare e si incollano i denti sopra. Molti di questi lavori vengono ancora fatti in, questo, cioè in questa maniera, come le vedete in questa lastra, poi lascia stare che sopra gli ha fatto una terapia e sotto gli ha lasciato le carie, ok? Non è proibito curare a metà un paziente, purtroppo non è proibito, se io ti posso fare mezza arcata e l'altra se non c'hai soldi, ma nessuno mi mette in galera perché ho messo degli impianti in una bocca ancora malata, è come se ti metto lo smalto sul piede in cancrena, stai buttando i soldi dello smalto perché poi le perdi le dita. Questa è una protesi come appare all'interno, una protesi che deve essere incollata. C'ha dei vuoti dove ci va la colla e quella poi si incolla sopra quei perni che escono dalle gengive. La protesi di questo tipo è una tipologia di protesi che può essere fatta solo in un materiale, metallo ceramica. Non ci sono altri modi di costruire protesi incollate con altri materiali. Invece quando noi facciamo le strutture avvitate possiamo usare un'infinità di materiali. Perché abbiamo... che se io ho qua il perno che esce fuori e ci deve incollare sopra i denti, io vado qua a ridurre il volume che ho per usare i materiali che simulano i denti. Se io invece ho qua un pilastro che una volta che vado ad avvitare in realtà mi lascia poi tantissimo spazio sopra per andare a mettere la struttura col dente, ho molto più volume qua per usare materiali, ho molti materiali, Pecton, titanio, zirconio per esempio, 3 materiali, oppure posso fare anche qui metallo ceramica, ma ci avrò molto più spazio per la ceramica non si rompe. Se io invece qua devo mettere già 1 millimetro di metallo, mi rimane qua 0,5 millimetri per la ceramica, scheggia, si rompe, quindi quello era un altro di questi problemi qua. Per esempio, vedete che se io devo fare entrare qua i perni, gli impianti, avrò pochissimo spazio qua davanti per i materiali che simulano i denti. O glieli fate in fuori i denti, glieli faccio sporgenti, e gli viene il sorriso da cavallo in fuori, oppure mi elimino questo problema portandomelo sotto, dentro all'impianto. Ok, allora avevamo pensato, io tutto quello che è problema protesico me lo porto dentro all'impianto, faccio gli impianti più larghi e faccio delle viti che all'interno hanno delle viti, i chiavistelli, sistema chiavistello che entra dentro all'impianto e fuori c'ho tutto lo spazio per mettere più volume di dente e metterlo dove voglio il dente.
E questa è stata, diciamo, la nascita dell'implantologia moderna. Non c'è ad oggi, ripeto, massimo che ti può dire il tribunale, usi tecniche datate, ma non c'è in letteratura proibizione di questo. Infatti gli studi che vengono fatti dicono semplicemente che si hanno problemi dovuti alle colle o comunque ai problemi quando sono avvitate che si può che cosa spanare la vite. Per esempio, sia l'una che l'altro possono avere dei problemi di tecniche. Quello che si vede dagli studi è che c'è più incidenza di infezioni attorno agli impianti quando si usano le colle. È abbastanza ovvio perché. È abbastanza ovvio perché è difficile far entrare poi dei denti in maniera precisa sopra degli impianti disparalleli. Quello che succede è che rimane molto spazio per la colla, quello spazio per la colla, vedi qua i gap che crea, qua, qua, e lì si incastra cibo. Il cibo si incastra e fa infiammare le gengive attorno. Invece, guarda questi come sono tutti disparalleli. Questi impianti sono proprio. Vanno lì dove c'è l'osso, però poi il problema è la protesi sopra. E il problema è poi quando si infetta l'impianto, che non riesci neanche a svitarli, questi devi carotare via. E quando carotti via, poi quell'impianto, c'è un difetto di osso dove non puoi più fare nulla. Sì, cerchiamo di ricostruire, però poi hai un paziente che è ancora più danneggiato biologicamente quando metti questi tipi di impianti. Invece gli altri. Metti praticamente un cono di gelato che ha una filettatura inversa, giri col cricchetto, tac, e si svita quell'impianto. Capito? E c'è proprio uno strumento che serve per svitare gli Cioè impianti. viene tolto dall'osso Sì. proprio. Vediamo se vi trovo lo strumentino. Si fa praticamente, si mette all'interno un'attacca e si svita via l'impianto. Vediamo se è questo. No, no, eccolo qua, lo strumentino, tac, e te lo svita via. È semplicissimo. L'alternativa invece qual è? Tac, e lo sviti via. L'alternativa è carotarlo. Il carotaggio ti prende molto più osso. E purtroppo questi tipi di impianti devi pensare anche che avendo il problema della protesi sopra avrai problemi anche sulla gengiva, di infiammazioni. Quindi devi già pensare alla manutenzione. Con questo tipo di protesi, invece quelle avvitate, la manutenzione è più semplice, perché se c'hai una rottura, svitti e la togli dagli impianti, come il pit stop, la Ferrari al circuito di Formula 1. No, svitti la ruota, cambi, metti la nuova. Okay? Oppure posso ristampare se si rompono i denti, i singoli denti. Io quel pezzo lì, quel blocco di denti là, ce li ho tutti sul computer. Sia la struttura interna, quella gialla, che i singoli blocchi bianchi. Così, separati, dipende da dove cadono i fori, perché se io ho, per esempio, questo, ce la chiedono spesso questa domanda, no? Dove vanno uniti, vanno separati. Se io ho, per esempio, un foro qua, un foro qua, un foro qua, i denti mi cascano esattamente qui, allora posso metterli tutti separati i denti. Se però. Io il foro ce l'ho qua in mezzo, questi due mi conviene farli uniti. Ok? Dipende dove sta il foro. E oggi parliamo di chirurgia. Ok, questa era solo l'introduzione per farvi capire quanto la chirurgia deve essere slegata dalla protesi. La protesi, se tu adotti delle protesi avvitate, non va a influenzare la chirurgia. Mentre se tu adotti delle tecniche cementate, allora sì, devi cambiare la tecnica chirurgica di modo che non ti crei troppi problemi con la protesi. E ci abbiamo diverse situazioni chirurgiche. Okay, ci sono pazienti che sono più o meno avanti con l'età, abbiamo pazienti che sono non età proprio. Anagrafica, ma parlo di età della bocca. Questa è una mandibola, per esempio, schematizzata. Ok, e qua ci passa in mezzo alla mandibola il nervo che poi esce qua dal mento e da insomma i rami
al mento, è un nervo sensoriale quello che quando fa il mal di denti è questo, è il trigemino. Quando, se ti paralizzo questo di nervo, per esempio lo trancio, non cambi tratti della faccia perché è sensoriale, non è un nervo motorio, non è un nervo che dà il tono. Quello è il facciale, che quando uno gli viene la paresi facciale, non è un nervo sensitivo ma è un nervo motorio il facciale, che ti tira tutto da una parte. Quando la bocca invecchia, perde i denti per esempio, l'osso si riassorbe, in genere così. Poi va avanti, ancora usa la protesi e diventa così. A un certo punto qua il volume per mettere impianti finisce. Non si possono più mettere impianti. Allora lì avevano inventato le tecniche all on 4 o all on 6. Ti metto gli impianti qua, che poi qua davanti siano 2 oppure 4, dipende da quanto spazio hai tra un nervo e l'altro. Il blocco di osso che puoi usare è o questo oppure questo qui dietro, ma dietro è variabile, dipende da quanto tempo passa, se hai avuto protesi mobili dietro oppure se hai avuto estrazioni, carotaggi di impianti, come ho detto prima, impianti con infezioni, ascessi, l'ascesso ti fa mangiare tutto l'osso. Cosa si può fare in questi casi? O semplifico e metto gli impianti dove mi è rimasto osso, oppure faccio la strada più lunga, ricostruisco l'osso, inizio a mettere impianti qua e poi dopo metto impianti qua. Ok, è un viaggio in più. Però ho una percentuale maggiore qua di insuccesso, perché l'innesto non è detto che attecchisce. Anzi, a dire il vero, qua il 70% di innesto che metti lo perdi, perché qua è un osso poco vascolarizzato, non arriva da mangiare e l'osso muore. Non è un osso dove qua difficilmente attecchisce l'osso. Allora in quei casi si tende nella mandibola inferiore o usare, se l'osso è a questo livello, degli impianti che sono corti, larghi e corti, si chiamano impianti short implants, corti. Ok, ma delle volte non si possono neanche usare quelli. Oppure ho detto ricostruisco l'osso, oppure mi sposto il problema, sposto il nervo. Il nervo? Sì. Si può fare anche questo. Più delle volte ti rimane una paresi, 6 mesi, 1 anno, poi piano piano torna alla sensibilità. Faccio praticamente cosa? Una bottola, faccio una bottola qua. Apro, prendo il nervo, passo un filo di sutura qua, un filo qua, lo sposto, avvito l'impianto e lo rilascio. È semplice. Si fa un vuoto poi? No, poi copri con una membrana e si ricrea osso. E hai praticamente che... Se prima c'era qua il nervo, l'hai spostato, hai messo qui l'impianto, ok, e hai fatto una botola qua laterale per poter vedere quello che facevi in maniera diretta. Ecco, questa è la trasposizione del nervo, un intervento semplice, non è difficile da fare. Si fa la botola con degli strumenti che vibrano e quindi abbradano l'osso, ma non abbradano il nervo, perché quando trovano qualcosa di morbido non fanno nulla. Sul molle, lavorano solo sul mineralizzato, su quello che è duro. Se no cosa faccio? Faccio un prelievo di osso, un blocchetto, li vendono, e metto un blocchetto qua bloccato con delle viti. Non è niente di complicato, eh? Non è che non pensate alla chirurgia come qualcosa da fantascienza, è alta carpenteria. Anche voi se vedete un intervento di ortopedico, chirurgo ortopedico, non è che sia con tutta questa sofisticazione di strumenti, è logico, prendo un blocco, lo metto lì, lo avvito e aspetto che si nutre e si integra. Poi dopo cosa faccio? Ci metto gli impianti qua, se no la tecnica più veloce, quella semplificata, è quella che vi ho detto di Malo, che fa questa roba qua, ne mette 6 o 4. Ok, come si sceglie quanti impianti mettere? In base a quanto osso c'hai, non perché mi costa meno quello dell'altro. Ok. Com'è che scelgo se usare questa tecnica, questa, questa? In base all'osso. In base all'osso, poi? L'età del paziente, quanti anni deve stare in bocca alla protesi? 10 anni o 30 anni? Preferisco fare innesti di blocco su un trentenne. Se è un paziente di 50 anni preferisco fare la trasposizione del nervo e bilanciamo. Se è un trentenne non faccio la trasposizione del nervo perché il rischio di lesione
poi fa tutta la vita senza baciare con piacere il partner, perché se il nervo glielo ledo, ci sono. Poi, per esempio, il paziente che fuma molto, non gli faccio l'innesto di blocco, perché c'è il rischio che va in infezione, ok? Se il paziente non fuma, il paziente ha 30 anni e vedo che l'osso ha una buona reattività, non ha preso farmaci, preferisco fare l'innesto da blocco, ok? Specialmente le donne, cioè, parlate col dottor, per esempio, Jacob, lui ne fa tantissimi di questi innesti a blocco. Poi abbiamo tutti i chirurghi, ognuno specializzato in una tecnica. Quando c'è da fare una tecnica va con quel chirurgo o quel maxillofacciale, se si tratta di zigomatici. Ognuno poi all'interno della clinica conosce delle tecniche diverse e quello è fondamentale. Quando poi ritorna. A meno che non tagli il nervo. Ok, ma quando lo stiri, lo tocchi, quello diventa insensibile, è uno shock, però dopo i mesi torna. E questa è la mandibola. Se invece non ho più osso, supponiamo che ho un'atrofia proprio grave dell'osso, può finire che il paziente mette solo due impianti e su quelli una protesi che si attacca in plastica, in resina. Ma parliamo di pazienti di 80 anni. Okay, ma non posso mettere quel tipo di protesi su un paziente di 20, di 30 anni, di 40 anni, se magari c'ha molto osso anche, supponiamo che ha tanto osso. Questo è fondamentale. Ora vediamo velocemente invece la parte di sopra, che non è tanto diversa come logica. Quelli che cambiano sono gli interventi che si fanno, ovvero perché l'anatomia della mascella superiore è un po' diversa dalla mandibola ed è anche diversa come reattività. Nel senso che è un osso diverso la mascella. La mascella cosa ha in mezzo? Il naso, la cavità nasale, e poi c'ha i seni mascellari, i vuoti, che abbiamo sotto gli zigomi, qua. E qua ci sono i denti, insomma, c'erano i denti. Quando li perdiamo abbiamo tanto osso, possiamo mettere gli impianti, tutta l'arcata, da 6 a 8. Come fa? Se c'ho tutto l'osso, come faccio a scegliere se mettere 6 oppure 8 impianti? Della bocca, della mandibola. Ci sono visi grandi e visi piccoli. Mia madre ha un XS di viso. Se gli metto 8 impianti, diventa così, diventa uguale. Visi piccoli, meno impianti. È logico, non è... Lui c'ha un viso grande. Ok, lui ti... Bravo. Lui c'ha un viso grande. Ok, c'è... però e soprattutto è un paziente giovane lui. Non c'ha 80 anni. Se perde un impianto, due impianti, devi pensare a 40 anni. C'ho la ruota di scorta in macchina, mettila, è meglio. Allora mettiamo, bilanciamo che cosa? La taglia del viso e soprattutto dobbiamo bilanciare arcata superiore con l'arcata inferiore. La mandibola in genere è sempre più grande della mascella. Cosa succede se io ho la mascella piccola che ha perduto abbastanza osso ed era anzi già il paziente con la scucchia, con la mandibola un po' più larga? In genere gli uomini hanno questo problema. Le donne il problema è inverso, cioè hanno la mandibola sfuggente, più piccola. Che se io ho gli impianti sopra che sono tutti verso l'interno del cranio e quelli esterni che sono dentro, si crea un ginocchio che poi alla lunga o lo spazzoli bene tutti i giorni e ti fa infiammare la gengiva attorno agli impianti. Allora meglio mettere gli impianti più avanti, solo 6. Quello è uno dei casi in cui nella mascella superiore 6 è meglio che 8. Ok, questa è un'altra valutazione che fa il chirurgo. Un altro caso in cui si mettono 6 impianti è quando, per esempio, hai avuto un ascesso, perdita di impianti e l'osso qua è salito tanto. Allora se io vado a mettere l'impianto qui dietro, dovrei l'impianto intanto metterlo ricostruendo il seno mascellare, devo innestare qui l'osso, metto una polverina, dopo un tot di mesi questo è completamente mineralizzato e c'ho il volume di osso. E metto l'impianto qui su, ok, però poi devo fare il dente, questo è l'impianto, è come una barca con la vela alta e la pinna corta, prima folata di vento si rovescia la barca, ha senso metterlo qua l'impianto? No, l'impianto lo metto qua, così, più lungo, inclinato, qua metterò lo snodo, il multi-unit e sopra ci avvito poi l'arcata, ok. L'alternativa è lo metto meno inclinato,
alternativa lo metto meno inclinato e lo faccio passare, non faccio la ricostruzione ossea, qua, quindi qua ci sarà quel vuoto, qua questo, la parete sale, e faccio un impianto dentale che passa tre pareti, così, tac, prima parete, seconda parete, terza parete, questo è l'impianto dentale che ha più stabilità di tutti. Ok, questo è l'impianto nasale, si chiama, perché si va ad avvitare sulla parete interna del naso, però c'ha un ottimo torque, quando l'avviti è veramente duro da avvitare, perché passa un guscio d'uovo, un altro guscio, che è la parte più dura dell'osso, la parte interna è spugna. Ok, allora in questi casi faccio ricostruzione poi qua di gengiva, la simulo, ci sarà tutta la barra, la struttura interna qua, che si avvita anche a questi impianti, ok, qua magari avrà perso ugualmente gengiva, vado a simulare anche qua tutta la gengiva che ha perduto, e poi vado sopra infine a simulare i denti. Questo è proprio come logicamente, ci può essere asimmetria tra questo lato e gli impianti che metto qua? Certo, perché se qua c'è una condizione di osso, non è detto che ce l'ho anche di là. Gli impianti, vi ho detto prima, vanno dove c'è l'osso. Poi dopo, con questa barra, io mi vado a risolvere tutti i problemi di dove erano gli impianti. Ma i denti non possono, i denti essere condizionati da dove si trova l'impianto. I denti vanno lì nel viso, se no poi inizi a parlare strano. Inizi a morderti la guancia quando inizi a parlare, non riesci con la S, oppure hai problemi anche proprio all'articolazione. Questo è un altro tipo di chirurgia, che non è una chirurgia semplice, è già una chirurgia secondaria questa. Quando lo puoi fare questo? Lo puoi fare quando hai il seno mascellare, questo vuoto va fatto, che va molto avanti. Quando questo vuoto va molto avanti, aumenta la probabilità di dover entrare dentro al vuoto. Se invece il vuoto è molto dietro, fai quella che si chiama la tecnica, la faccio vedere a schema, Hollon 6 o Hollon 4. Immagini, cerchiamo una mascella superiore, eccola qua. Questa è la tecnica Hollon 6. C'è praticamente il vuoto sopra, questo è il vuoto, si evita il vuoto mettendo l'impianto inclinato. Però se questo vuoto fosse qui avanti, dovrei entrare dentro con l'impianto. E questa è una chirurgia che facciamo frequentissimo, questa di andare a mettere l'impianto dentro al seno mascellare. La tecnica Hollon 6 nasce invece non con tecnica dell'impianto dentro al seno, ma all'interno dello spazio che c'è tra questa parete e questa. Quando gli impianti li metti qua e metti però gli snodi, questa è la tecnica Hollon 6 originale, vedi questi snodi? Questi servono poi per avvitare la protesi, vedi che c'ha le viti. Le copie di questa tecnica non usano gli snodi. Chi copia questa tecnica? Quella non originale. Quello che invece poi succede è che molti utilizzano le tecniche come questa, semplificata, quando invece non va utilizzata. Torniamo un passo indietro. Prima abbiamo parlato dell'arcata inferiore, ora parlavamo di quella superiore, vi ho detto che le cose sono simili. Quando si sceglie una chirurgia si sceglie più o meno allo stesso modo. Questo è il seno mascellare. Se ho detto potevo metterne 6 di impianti, ne metto 6, se è meglio metterne 8 ne metto 8. Supponiamo che il paziente ha perduto molto osso sopra, così per esempio. Anzi, anche di più, supponiamo che qua i vuoti sono molto vicini all'osso, ho due scelte in questo caso, o ricostruisco il seno mascellare e metto gli impianti, per esempio 8 impianti così, forse ne ho messo uno in più, ricostruendo il seno mascellare sia al lato destro che sinistro, oppure faccio la tecnica Hollon 6, Hollon 4 con gli impianti inclinati, che evitano i vuoti. Come faccio a scegliere l'uno o l'altra?
Devo guardare cosa c'ho sotto, perché non hai solo un'arcata. Se sotto c'hai molto osso, supponi che c'hai la mandibola sotto. Questa è la mandibola, che c'ha molto osso. Il nervo qua è bello basso, quindi non vado a tranciare il nervo mettendo impianti. Ho la possibilità sotto di andare magari con gli impianti più in fondo. Se ho gli impianti più in fondo, cosa succede? Che ho i doppi molari. C'ho la possibilità di masticare più in fondo. Se mastico più in fondo, dov'è che scarico le forze con lo schiaccianocci? In fondo. Se invece metto tutti i dentini davanti, mastichi come un coniglietto. Reggono meno i denti. E se il viso è come il suo, che sviluppa molta forza, c'è il rischio che se ho pochi denti dietro, ce li ho tutti concentrati davanti, sovraccarico. Sì, infatti si rompono per questo i provvisori, perché carichiamo pochi impianti, delle volte hai solo 8 denti, ci sono stati pazienti che sono andati via solo con 8 denti, e dietro i denti non me li metti, li ho pagati, se vuoi te li metto, dopo una settimana sei qua, perché hai perduto l'impianto, ok? E dobbiamo rifare un'altra chirurgia. Invece gli impianti, meglio non metterli, se hai messo innesti, non hanno una buona frizione nell'osso gli impianti, è meglio non caricarli i denti dietro. Davanti invece, qua l'osso, è l'osso più duro che c'è, ok? E quindi se io gli metto i denti qua davanti avvitati, davanti male che vada si rompano i provvisori. Ma poi c'è l'esanza? Certo, arriva anche le foto che vi spaventano, no, i denti rotti. Poi, se io ho impianti dietro, in questa posizione sopra, prendo come prima considerazione quella di ricostruire l'osso. Okay. Io ci ho fatto la tesi di laurea su questa, sulla ricostruzione dell'osso, ma in tutti i libri che avevo studiato non c'era questa considerazione, che poi in realtà è la più ovvia. Sarebbe il grande rialzo. Grande rialzo di seno mascellare. Loro prendono in considerazione quando fare il grande rialzo di seno mascellare, guardando solamente quella tecnica, ovvero se l'osso è meno di 4 mm, oppure se è meno di 8 mm, oppure se è meno di 5 mm, ok, però guarda la foresta, non guardare l'albero, cioè ha senso lì ricostruire o ha senso fare un'altra tecnica? Per quello è importante conoscere tutte le tecniche, perché non sempre devi buttare giù il pilastro o delle volte andare a ricostruire tutto il palazzo, oppure salvare piani, conviene delle volte mettere la bomba e buttare giù tutto. Più che tenersi due pilastri che poi ti legano, ti condizionano nel ricostruire e fare quello che vuoi fare come dovrebbe essere fatto. È meglio, guarda, un paziente che ha perduto tutti i denti, possiamo fare di tutto. Un paziente che tiene i suoi denti storti è difficile, perché siamo legati. Okay? Siamo legati a quei pilastri che dobbiamo, purtroppo è come dire voglio restaurare casa, cosa vuoi? Voglio loft sull'albero, ma non è una casa sull'albero questa. Se no, c'hai un terreno e mi dici voglio una casa sull'albero, la fai a casa sull'albero, ma se ristrutturi è difficile. Vabbè, però come qua, logica si tende sempre a tenere, pure prima la foto che hai mandato, un dente, quello ha tenuto un dente per poi farla. Quella è una logica, quella, allora se tu togli un dente sano, è come dire abbatto un albero dove però sono già stati abbattuti tutti gli alberi, però facciamo una piantagione di alberi nuovi, ok, no, neanche, non calza come esempio, ti lega molto, perché se tu vai a vedere, quando vai a mantenere dei denti, la bocca, se io tengo un dente qua, la bocca viene divisa praticamente in tre blocchi biomeccanici diversi, blocco 1, blocco 2, blocco 3, se invece ce li ho tutti uniti, è un unico blocco, dal punto di vista estetico e funzionale, funzionano in maniera diversa. E soprattutto se io tengo per esempio due denti, due radici qua, ci metto un ponte di quattro denti, gli impianti non sono ammortizzati nell'osso, sono rigidi, questi davanti sono mobili, sono ammortizzati, ce li perdi, perché la parte è debole, sasso forbice, quella perde, sul 5 anni massimo dura e poi sovraccarica quando mordi. Quella fa da pinza da estrazione quel ponte, li toglie le radici. A quel punto sacrifica e metti due impianti e fai un blocco unico che dura di più. Io molte volte, il primo periodo, proprio mi scontravo molto con i chirurghi, gli dicevo, perché loro volevano salvare, io gli dicevo taglia largo, è un tumore quello. Però anche a me la cosa che mi ha sconvolto è stato dove
giovedì sì, levamo tutto. Tu devi, allora oggi stiamo parlando di tecniche, come scegliere la tecnica, però c'è anche prima di quello scegliere cosa devi tenere, cosa devi togliere, e lì devi fare una balistica di quanta è la funzionalità della bocca residua, vedere il paziente, se è un paziente che riesce a pulire, se è un paziente così di 70 anni che fai, gli metti un lavoro semplice o difficile in bocca. Se io ti do una macchina che deve fare i controlli magari ogni 3 mesi, che c'ha molta elettronica, e tu vivi, che ne so, in Papuasia, è difficile che hai quel perito elettronico lì che ti riesce a tenere, che ne so, la Tesla, ok? È meglio che ti do una macchina meccanica, una Dacia, è sicuro che non hai problemi dopo, hai molto meno costi di manutenzione, meno problemi. Quando tieni un dente o no, devi vedere anche lì chi hai davanti, se è un paziente che fuma, se ha avuto piorrea oppure se li ha perduti per incidente stradale, è diversa. Se ha la piorrea è molto probabile che se ha perduto l'80% dei denti, quel 20% ha già dei danni, o comunque li perde per abitudini viziate, sommate alla malattia, allo stato di debolezza. Oppure se il paziente che è diabetico, insomma altre sommatorie ci fanno protendere poi per togli tutto, semplifica, non creare problemi invece di li dobbiamo risolvere, semplifica, togli quelle radici rimaste, ricostruisci bene le basi ossee, mettiamo più impianti possibile, così se anche fuma, se anche ha problemi col mantenimento, ne perde una, due negli anni, sempre sta in piedi il lavoro, meglio partire con più impianti per questo motivo. Scusa, perdono, quando... è una cosa importante, perché è possibile che uno un impianto lo perda. Sì, se uno non lava la bocca, come ha perso i denti, perde anche gli impianti. Non è che magari fai, tu immagina che hai perduto una parte di viso, devi ricostruire, simulare il viso con, che ne so, resine, gomma, e ti metto degli impianti tipo quelli dentali, poi ci sono delle barrette in titanio dove si incastra questa maschera. Se tu non la togli mai quella maschera, dopo anni tu immagina il grasso che produce la pelle, ok, la sporcizia, se non la togli mai quella, in più non vai a lavare ogni giorno, c'è il rischio che poi tolgo e c'hai proprio i crateri attorno agli impianti, che tutto si muove. E lo stesso è con la bocca, anzi la bocca è peggio perché è una cavità corporea piena di batteri, abbiamo più batteri in bocca che sulle mani, se in più ci fumi e non lavi, e non usi i collutori, per quello vi ho dato lì quel foglio, perché quello poi il mantenimento è la parte più importante, quando facciamo protesi fisse è come avere un arto che non puoi togliere per pulire. Okay, chi te lo pulisce? Te lo pulisce il dentista, quello. Che se ci sono problemi si può anche svitare e andare a ribasare, però giornalmente quello va pulito con il filo, quello che usano i bambini per gli apparecchietti, che è un filo con una spugnetta, si infila sotto, tra un impianto e l'altro, si infila il filo tra un impianto e l'altro, qua si abbraccia la protesi e si lucida con la spugnetta e la tieni pulita. Poi, tornando alla chirurgia, no, è meglio manuale. Tornando alla chirurgia, io davo per scontato di avere qua questa parte di osso dove mettere gli impianti, ma ci sono anche casi dove osso non ne ho più qua, casi in cui per esempio i seni mascellari, questi, sono molto avanti vicino al naso, l'osso è tutto completamente riassorbito, perché il paziente magari ha avuto per tanti anni, da 30 anni, ora ne ha 50, la dentiera. Che tecniche posso adottare qua? Che tecniche potrei usare qua? Vi apro una presentazione. Quella che abbiamo fatto a Verona, 50 anni, paziente ha 50 anni, però c'ha la dentiera mobile, non può fare nulla. Bravo, chi l'ha detto? Bravo, pianti zigomatici. Questa è per esempio, vediamo se trovo il modellino, si possono anche stampare le tac 3D, eccolo qua. Questo è il caso. Questo è come la mascella. Perduto tutti i denti, però anche qua davanti ha perduto tutto l'osso.
E qua non era sufficiente l'osso per mettere Olonfor. Qual è l'osso a quel punto? Logicamente tu dovresti pensare, qui non ho osso, qual è l'osso subito più vicino che ho? Questo. Vedete quanto è spesso l'osso qua? Qua, qua. Qua un impianto ci sta. Gli metto quindi un impianto qua e un impianto qua e poi un braccio metallico che unisce questo impianto all'arcata dove dovranno essere messi i denti. Praticamente solo con due zigomatici. Ok. Due zigomatici. Ho messo più un impiantino d'aiuto, di supporto qua. Questa è la ruota di scorta, l'avevo detto prima. Lui l'avevano affrontato sbagliando la logica. Caso estremo trattato in maniera semplicistica. Metto due impiantini e sopra una dentiera che fa clic clac. Però due impianti è come un tavolo con due gambe. Si sganghera il tavolo a un certo punto. O si rompe dove i piedi sono uniti al tavolo, oppure si rompe il tavolo, oppure l'osso attorno agli impianti si riassorbe. Ed è quello che è successo in questo caso. In questo caso, se lo vediamo da questo lato, qua ha perduto completamente l'osso ed è il punto dove poi abbiamo dovuto simulare più gengiva qua. Questo è andato tutto in infezione perché gli avevano messo sopra dei denti con due impiantini che vai a mettere in altri casi, ma è sempre meglio non metterle, due impiantini perché falliscono. Non ha nessuna biomeccanica, due impianti con un'arcata a ferro di cavallo. Se tu immagina che devo mettere un'arcata a ferro di cavallo, mi è finito l'inchiostro, questa è l'arcata che te la metto su due impianti, così. Questa bascula, ha dei movimenti rotatori quando mastica, fa così. Mastichi dietro, mordi, tiri davanti, mastichi dietro, alla fine fa la pinza ad estrazione. Il problema cos'è? Che poi quando arriva in chirurgia è come il naso di Michael Jackson, chi ci deve rioperare dopo c'ha problemi, non puoi affrontare un caso così ora con tecniche di chirurgia primarie, devi usare assi nella manica, chirurgie terziarie, quindi chirurgie come gli impianti zigomatici. Non lo risolvi così questo caso, è un caso da maxillofaciale, perché chirurgia maxillofaciale è questa, non te lo fa il dentista. Giustamente, perché qua ci sono altre strutture importanti, qua c'è l'orbita dell'occhio, qua ci esce un nervo sensoriale, qua ci escono anche nervi motori. E poi finisce simulando tutto il tessuto che ha perduto. Questo è un problema del protesista e del laboratorio. Ma non deve essere questo problema che c'entra col problema chirurgico da risolvere. Il chirurgo deve pensare a come risolvere quello che c'è sotto a livello osseo e dare poi al protesista degli agganci sul dove agganciarsi. Poi, come costruire le protesi? Sicuramente non metti una protesi incollata, ma metti una bella ruota che si può svitare con i bulloni, perché sai già che ci potrebbero essere problemi in una protesi come questa, perché i denti, vedi fuori dove sono rispetto ai denti, vediamo se trovo una foto dove si vedono bene i fori, guarda, uno l'hanno chiuso qua, questo era l'altro, questi sono gli altri e qua ce n'era uno, ti è capitato in arcata, ma questo sta nel palato, perché gli impianti zigomatici poi hanno la caratteristica di uscire verso il palato, sono così, quindi escono verso il palato e devi agganciarti lì e fare poi una struttura che regge i denti, ma i denti sono un chilometro più in là, non potresti mai risolvere questo con una protesi incollata, cementata, mai, non ce la fai, deve essere avvitata. E la struttura, come quella che avete lì gialla, è una struttura molto più voluminosa, perché devo colmare un gap maggiore tra i denti, non posso farti i denti lunghi fino a qua. Sarebbe un obbrobio da vedere. Poi le gengive simulate di un materiale, i denti simulati di un altro materiale. Questo è un paziente che invece ha messo 8 impianti dentali, la bocca bionica. Non scherziamo quando diciamo che la bocca è bionica. Se dai un morso a qualcuno, gli fai male.
Però questo è come si vede, è bellissimo questo video, perché il paziente non percepisce mai cosa è in bocca. Questo video ti dà l'idea di cosa è in bocca. Se perdi un impianto qua, secondo te hai problemi? No. Ma non si hanno problemi di nessun genere viaggiando? No, non suona il metal detector, no. No. L'unica è che quando muori c'è da fare la donazione degli impianti, l'espianto degli impianti. Vai, vai tranquilla. Ok. Questa è un'arcata che ha i doppi molari. I molari vanno molto in fondo, però se io metto in pausa, allora il filmato come faccio a metterlo in pausa? Qua? Cosa ho cliccato? Qua. Vedi dove stanno gli impianti di sopra rispetto a quelli di sotto? Sono uno sopra l'altro. Diverso se avessi avuto questi impianti che stavano qua, che la mascella era più piccola. Questo è un caso molto semplice da curare perché c'era molto osso, si potevano mettere molti impianti, il paziente aveva un viso grande, sviluppava molta forza, potevamo mettere gli impianti dietro. Questo è un caso che non avrà mai problemi, perché comunque era giovane, un mio conterrone. Questo è un caso dove vedi i denti hanno qua i fori di riavvitamento, poi vengono chiusi ma sono dentro all'arcata, ma aveva perduto poco osso, infatti qua sopra aveva perduto più osso, gli impianti sono più verso il palato, verso la lingua anzi. Ok, questo è il caso poi come appariva, molto contento lui. Vedi qua ha perduto più osso, qua ha perduto meno osso. In questi casi abbiamo detto che possiamo fare gli zigomatici. Supponiamo che io invece avessi ancora meno osso, proprio un viso deformato, una mascella deformata. Supponi che l'osso va tutto verso l'alto, qua nelle zone posteriori. E magari è anche un paziente oncologico che gli hanno tagliato tutta questa parte, anche mezzo zigomo qua. Ah, si può fare. Allora utilizziamo un altro laboratorio. Usiamo loro. Eccolo qua, placche, ok, placche che di per sé danno anche meno problemi, ce le facciamo arrivare dal Belgio, se hai infezione per esempio attorno a questo impianto, a questa connessione, tagli questo braccetto qua, qua e qua, 10 minuti e richiudi e usi solo questi 5. Se dà problemi una placca, la sviti, come l'hai avvitata, la risviti. Fai un'altra impronta e ti fai produrre un'altra sezione. Sono impianti esterni questi. Sono, alla fine, se voi vedete l'ortopedico, li usa da tanti anni, anche il maxillofaciale. Quante ne usano di ferro e quando uno fa un incidente stradale ti bloccano la mandibola, la rimettono insieme. Non è niente di nuovo questo. Okay, sono semplicemente delle ferule che tengono uniti le parti ossee. In questo caso servono per creare poi dei pilastri su cui ci avviti la protesi, i denti. Questi sono casi dove proprio non si può fare più nulla. Oggi vi ho fatto vedere diverse tecniche, vi ho fatto ragionare su diverse tecniche, per quale motivo? Per fare attenzione alla pubblicità. Ok. Non credete a chi vi dice all on four, tutti i denti fissi 24 ore all on four. Non puoi fare una tecnica su tutti. Ogni caso è personalizzato, deve essere personalizzato perché tutte le bocche sono diverse, hanno storie diverse, hanno perduto impianti, denti in zone diverse, hanno avuto infezioni, prendiamo tutti farmaci diversi o non prendiamo farmaci, c'è chi non può fare impianti e chi deve aspettare un anno, chi gli impianti non li può più fare perché no, ha delle condizioni come queste, okay? Oppure ha delle controindicazioni a mettere le protesi, pazienti per esempio che soffrono di epilessia, come mente all'altro possono cadere, rompersi e farsi veramente male o ingestirsele. Ogni caso va personalizzato, quanti impianti, noi l'abbiamo semplificato molto molto molto, perché comunque spiegare le cose a chi non ha
un corso di studi in odontoiatria, devi semplificarle, cercare di creare, che ne so, standard, premium, superior, impianti, 10 anni garanzia a vita, semplicemente ci danno problemi, non ci danno problemi. Ok, non ci danno problemi, garanzia a vita, danno problemi perché hanno le viti all'interno corte, quindi potrebbero allentarsi, standard per noi quelli. Quegli impianti, tutte le marche degli impianti, tra una e l'altra c'è l'1% di differenza. Quello che conta è la logica, dove metti l'impianto, se l'hai messo che aveva senso, se hai usato la tecnica giusta nel momento giusto, nel caso giusto, quello è più importante. E questo è l'orientamento alla terapia, la parte più importante. Noi ci abbiamo fatto un sacco di allineamento tra i dottori su come scegliere il trattamento da fare. Le riabilitazioni in più estreme, devi conoscere tutte le tecniche, serve vederle tutte, anche se non le userai mai, però avere un quadro di quelli che sono gli attrezzi che hai a disposizione ad oggi, aggiornarsi poi sui singoli attrezzi, perché poi un conto è fare la chirurgia, come abbiamo visto, con tecniche analogiche, mettere su questi perni i denti incollati col filo elettrosaldato, quando puoi farla in 5 ore, molto più performante, avvitata, fatta col 3D, e ce l'hai anche sull'hard disk, che se qualcosa si rompe rinizi da 9, non da 0, e te lo posso dare su un pennino il tuo lavoro. Questi sono i tuoi denti, se ti si dovesse rompere, qua c'hai i tuoi denti, te li ristampi. Okay? Questo è il lavorare col digitale, il vantaggio. E il vantaggio di lavorare con tecniche avvitate. Quando tu le conosci tutte le tecniche, puoi affrontare con più serenità i casi anche più complessi. E delle volte serve anche parlare tra colleghi, e delle volte serve anche aggiustare il tiro a 4 mesi, a 6 mesi. Guarda, ci sono casi che abbiamo adottato poi 6 mesi dopo con tecniche nuove. Prima stavamo facendo una cosa, poi abbiamo visto delle tecniche nuove che erano ancora più valide, e abbiamo aggiustato il tiro. Come la densificazione dell'osso, oggi quasi tutti densifichiamo. Prima c'è stata una grossa rivoluzione, 2 anni fa circa, 1 anno e mezzo fa, della densificazione dell'osso. Prima di metterti un impianto faccio girare la fresa al contrario, così l'osso si densifica. Metto una fresa più grossa, la penultima la metto piccola, l'ultima la metto più larga e la faccio girare al contrario, così invece di portare via osso dove già ce n'è poco, quello che c'è lo compatto. Poi avvito l'impianto e c'ha un grip di gran lunga maggiore. Era l'uovo di Colombo, poi se ci avessi pensato io anni fa ci avrei venduto le frese. La verità è che noi già lo facevamo, ok? Noi già lo facevamo. E che poi l'industria ci vende le frese, i cofanetti, ok? E i cofanetti hanno un costo di 2.500 euro 10 frese, né più né meno che usare le stesse frese però in reverse, modalità reverse, al contrario. Noi già lo facevamo. Quando siamo andati in New York, di là, questa grande scoperta, vi faccio vedere, eravamo in conferenza qua, vabbè, l'uovo di Colombo, noi lo facciamo a gratis girando al contrario, ok? Se c'hai un po' di senso pratico, le cose te le inventi anche per migliorare l'intervento. Poi c'è chi le breveta, ci mette un nome sopra e ci vende le frese in tutto il mondo, perché poi si consumano le frese quelle, sono fatte apposta. Okay? Ti dicono perché scaldano meno l'osso, metti l'acqua e non scalda.